partita Gianni Cerqueti. Nella Juventus squalificato Vidal, ampia la rotazione operata da Conte, squadra cambiata per 5 undicesimi rispetto a quelle iniziali di Catania, titolari Caseres, Isla, Giaccherini, De Ceglie e Quagliarella, in panchina Angelo Alessio. Per quanto riguarda il Bologna, il modulo scelto da Pioli, speculare a quello della Juventus, 3-5-2, i difensori sono Sorensen, Antonsson e Cherubin, squalificato Diamanti. L'arbitro è Romeo della sezione di Verona, Juventus che parte con questa conclusione di Giaccherini, risposta di Agliardi. Poi sul corner, colpo di testa di Pogba che mette dentro, ma dopo aver strattonato irregolarmente Motta, l'arbitro vede e comanda il calcio di punizione per il Bologna. Pogba sistema la palla e va con il sinistro al giro. A giro, palla sul palo, da fuori area la conclusione del fortissimo 19enne Pogba. Poi per il Bologna la rete di Gabbiadini, ma l'arbitro l'ha già fischiato. Attento Romeo perché ha visto la manata di Girardino nei confronti di Barzagli. Dunque punizione per i campioni d'Italia. Questa è una cartolina, uno splendido aggancio da parte di Pogba. Le indicazioni di Pioli, preoccupato proprio per i movimenti di Pogba. Poi sponda di Girardino, Gabbiadini, controllo e conclusione Mancina fuori di un paio di metri. Per la Juventus tentativo dalla distanza da parte di Bentner, confermato titolare. E poi Pogba di testa sul finire del primo tempo e addirittura dietro di lui Pazienza, rischia moltissimo il Bologna a metà gara. Passiamo alla ripresa, una conclusione che trova la deviazione, ha provato l'ex juventino Pazienza, solo corner per il Bologna. Per la Juventus si coordina Quagliarella, Agliardi in due tempi, non riesce a sbloccare il match la squadra bianconera. Poi però Pogba, Giaccherini e Quagliarella, totalmente spaesata la difesa del Bologna, qui un errore collettivo, troppa libertà a Pogba, solo anche Giaccherini nel confezionare l'assist per Quagliarella che indisturbato dentro l'area deposita in rete di sinistro. Juventus in vantaggio, poi Quagliarella dopo i rimbalzi e Agliardi che si oppone, rivediamo da altra angolazione. Vuole chiudere il conto la Juventus nei confronti della squadra di Pioli, però c'è l'errore di De Ceglie, clamoroso. Allora Taider controlla e scarica in rete, parte interna del palo, niente da fare per Buffon, il primo gol in Serie A per Taider, per lui due centri in Coppa Italia, rete pesantissima, vale il pareggio. Il Bologna non perdeva in casa della Juventus da tre campionati. Asamoah subentrato nella ripresa, ma Agliardi chiude bene all'altezza del primo palo. Gara vincente, fioccano le emozioni. Prova il Bologna con Morleo a pescare il jolly dell'angolo sotto l'incrocio dei pari, voleva il cross Gilardino. Poi Vucinic, altro subentrato nella ripresa. Un gran lancio di Pulsetti per Gilardino, era stato saltato Bonucci, occasione persa da Gilardino. Pioli ancora indicazioni, vuole proteggere il pareggio, alza la testa però Giovinco e Pogba al secondo dei tre minuti di recupero mette dentro, è il secondo gol pesantissimo per lui in questo campionato, non ha neanche bisogno di saltare Pogba, anzi deve abbassarsi leggermente per depositare in rete, anche stavolta impreparata la retroguardia del Bologna, l'esultanza di Alessio e anche Agliardi uscito malissimo su Pogba. Può festeggiare la Juventus che si aggiudica questo match sul Bologna per 2-1. E si chiude qui la sintesi curata da Gianluca Omaggio. 49 partite consecutive senza sconfitte nella massima divisione italiana, 9 successi in 10 gare di questo campionato, a punteggio pieno nelle gare di campionato allo Juventus Stadium, non perde a Torino match ufficiali da 33 partite. Sono i numeri della Juventus, una squadra dalle risorse infinite. Anche quando non brilla per qualità di gioco, per intensità, riesce a vincere, addirittura nell'extra time, come ha fatto stasera. Ma c'è un dato che colpisce. La classifica della Juventus è migliorata di 15 punti nel confronto tra i risultati dei primi e dei secondi tempi. E dunque una squadra che riesce poi a pescare nel fondo e nel meglio delle sue risorse quando non c'è più margine di recupero per gli avversari. Sulle stelle, sugli scudi, Pogba ampiamente migliore in campo, un palo, una rete sfiorata e poi il gol che ha deciso il match. Per il Bologna, quarta sconfitta consecutiva,
quinta nelle ultime sei partite, quarta sconfitta consecutiva in trasferta e sempre per un gol di scarto. Per ora è tutto dal Juventus Stadium, Lina, che torna Franco Lauro.